Ci sono notizie che, oltre a sembrarti irreali mentre le scrivi, fai fatica persino col passare delle ore e dei giorni a convincerti che siano reali. Quella che questa notte ha riguardato Carmine Parisi, il papà di Fabiano, è purtroppo drammaticamente e tragicamente vera. Il suo grande cuore, quello che lo ha fatto entrare in sintonia con l'intera tifoseria biancoverde, in particolare col club venticano, di cui con la moglie Anna era socio e parte integrante, stanotte gli ha giocato un brutto scherzo, smettendo di battere malgrado i tentativi disperati degli operatori del 118. Un dramma che ha gettato nello sconforto non soltanto i familiari, perché Carmine, per tutti Charles, non era un uomo, un padre, un lavoratore e un marito comune. Il suo impegno, mai settoriale, produceva frutti brillanti in ogni campo della vita. Da ragazzino, quando infiammò nel serino dei record un intero paese, Carmine Parisi si beccò quel nomignolo di Charles, trasferito poi al suo negozio di elettrodomestici, perché giocava divinamente con entrambi i piedi ed in coppia con l'amico Patch formava un attacco atomico tra i dilettanti. Non a caso il suo trasferimento al Mugnano, società non certo professionistica, all'epoca fece scalpore per le cifre pagate dai mandamentali. Quel ragazzo, destinato al professionismo, che realizzava caterve di reti, proprio come Charles, pur non avendo lo stesso fisico, fu purtroppo sfortunato con infortuni a catena che gli tarparono le ali, ma mai smorzato il sorriso. La sua gioia, in fondo, era tutta nella sua famiglia, nel vedere i suoi figli, Antonio, Fabiano e Valerio, giocare a calcio e realizzarsi nella vita. Una vita che a lui ha adesso riservato un destino crudele nel negargli la gioia di vedere Fabiano esordire in Serie A, perché messo alle spalle l'infortunio, quel figlio che aveva allevato con tanto amore, cresciuto e accompagnato nella fase della crescita tra i ragazzini della Pro Irpinia, la Perconti, il Benevento e l'Avellino, adesso era finalmente pronto a mettere piede anche tra i grandi. Sugli spalti papà Carmine e mamma Anna sarebbero stati come sempre in prima fila ad ammirarlo con gli occhi lucidi, ricordandosi delle centinaia di volte che lo hanno accompagnato agli allenamenti, sfidando sulle gradinate pioggia, vento, neve e sole. Ricordi che resteranno indelebili, come il suo sorriso di soddisfazione. Tra una, due o forse tre settimane, il tempo che ci vorrà, quando Fabiano troverà la forza ed esordirà in Serie A, al pendolino di Serino toccherà alzare gli occhi al cielo per ringraziarlo e soprattutto farlo esultare come da ragazzino in un angolo di paradiso. Con Carmine esulterà un intero paese, i ragazzi di quel fantastico Serino che oggi lo piangono e l'intera tifoseria biancoverde che lo ha apprezzato, amato e coccolato, perché Carmine, prima ancora che il papà di Fabiano, era un ragazzo ed un uomo dal cuore d'oro.